Ciao amici e benvenuti a Casa Cacciuolo. Oggi ho il piacere di preparare, direi con la partecipazione straordinaria di mio papà, perché non è facile preparare qualcosa in casa con il papà, per i tanti, diciamo, diverbi in modo diversi di lavorare, ma ho il piacere e l'onore di preparare Sua Maestà la pastiera. Quindi iniziamo con gli ingredienti. Abbiamo preparato per la nostra pastiera 1 chilo di farina, 180 g di zucchero, 2 uova e 100 g di burro. In questo momento andremo a fare questa sfoglia, che è già impellicolata. Questa qua l'abbiamo preparata circa 5 ore fa, quindi una volta terminato l'impasto, avvolgeremo nella pellicola l'impasto e lo metteremo nel frigo. Quindi iniziamo, inseriamo nella nostra ciotola 1 chilo di farina, 180 g di zucchero, 100 g di burro, già spezzettati precedentemente. Ora ci sono 2 uova, e andremo ad impastare il tutto. Nel frattempo mio papà sta già stendendo la sfoglia che precedentemente abbiamo preparato, e abbiamo preparato anche la crema. Ora impastiamo energicamente, in modo veloce, il tutto. Mentre io preparo l'impasto, mio papà ha già steso la sfoglia per inserirla nell'apposito, noi a Napoli lo chiamiamo il ruoto. L'abbiamo già cosparso di burro. La crema in questione che abbiamo preparato, che vedete lì sul tavolo, l'abbiamo preparata con 500 g di grano. Il grano noi preferiamo prenderlo già precotto. 300 g di zucchero, 400 g di ricotta di bufala, 5 uova, una bustina di vanellina, 2 fiale di millefiore e 400 g di latte. Andiamo a cuocere il nostro grano insieme ai 400 g di latte. Ma come prepariamo il restante delle cose? Apriamo le uova e scartiamo l'albume dal tuorlo. Quindi, scusate un attimino la farina, perché impastare energicamente non è facile per la sfoglia. Mio papà nel frattempo sta togliendo il restante, diciamo, dell'impasto che risulterebbe, o meglio, risultato troppo. Come vi dicevo, per quanto riguarda gli ingredienti, abbiamo le uova, le dividiamo 50% albume e 50% tuorlo, quindi andiamo a montare semplicemente l'albume da parte, mentre il tuorlo lo andiamo a montare con mi aiuti? Tuorlo, lo andiamo a montare con il frullatore, con lo zucchero. Ok, l'impasto piano piano deve risultare così. Vicino alla camera. Ovviamente deve risultare molto più omogeneo per come l'abbiamo preparato prima. Quindi amici, ripetiamo le dosi insieme. Allora, per l'impasto abbiamo utilizzato 1 chilo di farina, 2 uova, 180 g di zucchero e 100 g di burro, già spezzettato ovviamente a mano. Mio papà ha steso la sfoglia, e facciamo un altro procedimento veloce. Andiamo ad inserire la crema preparata precedentemente nell'impasto che mio papà ha steso, mentre mio papà metterà le striscette già create precedentemente con l'impasto avanzato. Io continuo ad impastare e vi ripeto le dosi per la crema, ovvero 500 g di grano precotto, 300 g di zucchero, 400 g di ricotta di bufala, 5 uova, una bustina di vanellina, 2 fiale di millefiori. Le fiale di millefiori sono quelle là che rendono molto più gustosa la pastiera, perché sono estratti di arancia, rum, ma in questo caso noi abbiamo utilizzato solo ed esclusivamente l'arancia, e 400 g di latte. Vi ricordo che il grano lo andiamo a cuocere insieme al latte per circa 15 minuti con delle bucce di arancia e limone.
Ora vediamo qua, sta finendo. Precedentemente, insieme a papà, abbiamo già preparato una pastiera. Ovviamente abbiamo fatto sì che voi vedeste un po' tutti i passaggi, a partire dall'impasto, gli ingredienti, di come abbiamo steso solo ed esclusivamente con le mani il nostro impasto. Quindi andiamo ad inserire la nostra pastiera nel forno già preimpostato a 175 gradi per circa un'ora. Ventilato, mi raccomando. Ora prendo la pastiera che abbiamo già preparato. Questa è la pastiera fatta in casa per voi da Daniele e Tonino. Ciao!